Esclusiva ai microfoni di Medievol, Maurizio Ciaramitaro, centrocampista che ha da poco rescisso il suo contratto con il Palermo. Intanto benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Maurizio, si è chiusa ormai definitivamente la tua esperienza con il Palermo, non sei più legato da vincoli contrattuali con il club rosaneri. Intanto che effetto ti fa? Immaginiamo, conoscendoti, che ci sia anche un pizzico di amarezza. No, vabbè, quello è normale, sono di Palermo, 20 anni che ero legato al Palermo, è normale che un pizzico di amarezza ci sia, però a livello professionale non posso che essere contento perché alla fine questi mesi trascorsi lì un pochettino in disparte non è che mi hanno fatto stare bene, però l'importante è che le cose finiscono bene, io sono tranquillo e adesso affronto questa nuova avventura. È doveroso chiederti se a distanza di mesi ti sei dato una spiegazione in quello che è successo, anche se poi immaginiamo di no. No, non me la sono data, mi era stato comunicato dalla società in settembre che io non potevo essere convocabile, ho accettato la decisione senza fare nessuna polemica, mi sono messo a disposizione, anzi colgo l'occasione per ringraziare lo staff tecnico, i mister e i compagni che mi hanno sempre fatto sentire un giocatore importante, nel senso che mi sono allenato sempre con loro, con continuità e tutto, e niente, poi alla fine non mi interessa più nemmeno saperlo, io ho la coscienza a posto, la mia dignità e va bene così, anzi ringrazio tutti anche a livello societario, che sono sempre stato legato al Palermo e basta, niente, tutto qui. Quando finisce una storia, comunque un'esperienza, è giusto fare dei bilanci. Tirando le somme, il tuo bilancio complessivo dell'esperienza in rosa qual è? No, ma io sono felice, io non rimpiango niente, sono contento, ho vissuto degli anni bellissimi, sia a livello di settore giovanile, sono cresciuto grazie alla Palermo Calcio, ho avuto un contratto importante col Palermo, meritato perché ci sono stati degli anni che magari ho meritato di avere un determinato tipo di contratto, l'ho avuto e niente, magari il problema è stato che il troppo affezionamento a Palermo si sono state fatte delle scelte affrettate, magari in passato, che adesso con un po' di maturità in più non farei più, però sono felice, ringrazio tutti e va bene così. Tutti i matrimoni finiscono, era giusto che finisse anche lì, a livello Certo, calcistico, perché non è che poteva durare la vita. È ma normale, un po' di rammarico c'è, perché essendo di Palermo e malato per questa squadra, per questa città, è normale che c'è un po' d'amarezza, però era la soluzione migliore, rescindere per andarmi a divertire. il momento più bello, l'apice della tua parentesi palermitana, ce l'hai in mente? Qual è? Ce lo dici? Ma no, l'apice è quando io, anche ti dirò, anche quando sono partito da 30° giocatore che dovevo andare via e in ritiro mi sono guadagnato la fiducia di tutti, del mister di tutti e il mister Colantuono si era battuto per farmi restare e sono rimasto. Poi alla fine magari ho giocato poco, però quelle sono soddisfazioni che uno non si scorda mai, anche i complimenti dei miei compagni, quelle sono le cose che si danno tanto nella vita a livello di uomo, a livello di dignità. Certo. Cosa ti senti di dire ai tifosi? Sono tanti quelli che hanno mandato email in redazione, hanno lasciato diversi commenti, insomma, anche sul nostro sito, che vorrebbero spiegazioni e che non riescono poi a capire i motivi per cui i calciatori palermitani non riescono mai ad avere fortuna in patria, portavano anche esempi di Rinaldo e Accardi su tutti, ecco. Cosa ti senti dire a loro nel Ma salutarli? no, ma probabilmente magari è stato fatto un certo tipo di politica e magari vengono emarginato meno il discorso delle persone del posto, sia a livello di giocatori che a livello, penso, societario. Probabilmente non lo so, è una politica che hanno adottato, però io credo che se 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, Colantuono ha deciso di farmi rimanere, non è perché io ero fidanzato con Colantuono, perché probabilmente potevo stare nella rosa del Palermo, però è normale, si dà fa le sue valutazioni, le sue scelte, non è che sono ragazzini e possono guadagnare su di me, giusto che puntano su dei ragazzini e tutto, su dei ragazzi bravi, perché hanno sempre lavorato bene il Palermo e sa lavorare bene, e niente, non te lo so spiegare come mai, però boh, probabilmente sarà la politica della società. Saluto ai tifosi. Ma un saluto ai tifosi, i tifosi del Palermo sono unici perché stanno sempre vicino alla squadra, non fanno mai polemiche, non fanno mai niente, è normale che ogni tanto magari, che ne so, vorrebbero un po' più di
po' più dalla squadra, però io credo che questi ragazzi vanno solo elogiati per quello che ci hanno dato in questi anni di Serie A, perché alla fine ci hanno fatto, anche oggi ci hanno fatto sempre sentire una squadra importante e hanno portato in alto il nome della nostra città, che è la cosa fondamentale. Chiaramente, al di là di tutto, diciamolo, tu sarai il primo tifoso di questa squadra. Conoscendo bene il gruppo, ti chiedo, perché ti ci sei allenato fino a pochi giorni fa, ti chiedo dove pensi poi possa arrivare questo Palermo, perché è chiaro che si parla anche di Champions. Ma io ti credo che se Palermo si faccia lavorare il mister in serenità e tranquillità, questa squadra poteva arrivare veramente in alto, perché abbiamo un allenatore, uno staff che... A mio parere bisogna tenerseli belli stretti, perché non è che si trovano facilmente allenatori così bravi che fanno giocare la squadra in questo modo e che portano la squadra con questi risultati, perché in questi due anni la squadra ha ottenuto dei risultati fantastici, sia a livello di gioco che a livello di impostazione di gioco, di classifica e di tutto. Quando dici bisogna tenersi stretti questo allenatore e questo staff, immagino che ti riferisci anche un po' a quelle che poi sono le voci degli ultimi tempi, la bagarra a distanza Zamparini e Rossi, insomma tu ti sei schierato con questa battuta? No, non mi sono schierato, però io vedo il lavoro quotidiano, vedo quello che sta facendo il mister e vedo come il rapporto che c'è con i giocatori, io quello che vedo posso giudicare, poi altre cose non le so, magari fra di loro se hanno avuto degli scherzi e tutto, però il presidente c'è il suo carattere, è una persona che gli piace magari esternare i propri pensieri e magari alcune volte si può anche esagerare, però nel bene o nel male è il presidente, nel senso non ti fa mancare niente, hai tutto a disposizione, magari anche lui c'ha i suoi piccoli difetti, però l'allenatore è un allenatore per me importante e lo sta dimostrando con i fatti. Ma a proposito dell'allenatore ci viene da chiederti una curiosità, il tuo rapporto con Rossi, perché chiariamo subito, le scelte di tenerti ai margini della squadra non sono partite da lui ma dal club, però immaginiamo sarà anche capitato di parlare e scambiare qualche chiacchiera con il mister durante l'allenamento. No, non ho mai parlato col mister di queste robe, tanto era inutile parlare io. No, infatti proprio in generale, appunto, comunque si parlava col mister, ecco, c'era un rapporto tra di voi. Sì, no, il mister sapeva che poteva contare su di me per qualsiasi cosa, se aveva bisogno e tutto, io gli ho detto che poteva contare su di me anche per una semplice partita, non amichevole, una cosa, io ero sempre a disposizione, anzi il mister quando c'è stata l'opportunità mi ha fatto giocare, mi ha fatto sempre allenare, perciò colgo l'occasione per ringraziarlo sia a lui che a tutti, te l'ho già detto, allo staff tecnico, a tutti, magari ai giocatori, i fisioterapisti, che mi hanno sempre fatto sentire uno come tutti gli altri, nel senso quando avevo bisogno. Ma c'è qualche compagno in particolare con cui dell'attuale squadra con cui sei rimasto in buoni rapporti, con cui ti sei lasciato magari con un pizzico di dispiacere e che vuoi salutare? Ma no, vabbè, ma io con tutti, poi è normale, magari con qualcuno che conoscevo già da prima, tipo Fabrizio, tipo Leverani, tipo Bovo, Balzaretti, Cassani, Migliaccio, questi che conoscevo prima noi Cirino, è normale, certo. C'avevo un po' più di confidenza. Ma anche gli altri, gli sloveni che sono arrivati, Mascarrone, cioè io con tutti, Pastore stesso, con tutti avevo un bel rapporto, nel senso che io rispettavo loro rispettavano me, e uno quando ha educazione porta rispetto, tu sei tranquillo che ti rispettano, tutto là. Certo, voltando pagina per chiudere, sei praticamente un giocatore del Modena e credo che hai già firmato, se non abbiamo capito male, però il tuo contratto deve essere ancora depositato, insomma, che sensazione e che aspettative hai in questi pochi giorni prima di ripartire e di iniziare poi? No, ma le aspettative sono quelle di rimettermi in pista, di cercare di riprendere subito il ritmo partita e mettermi a disposizione di questa società che non credo dove si sta bene e dove io posso ritornare a divertirmi. Sarai già in panchina con il Novara, si gioca subito, quindi riparti subito. Non lo so, adesso vediamo il mister cosa decide. Prima facciamo le carte burocratiche, domani si deposita il contratto e vediamo un po' il mister cosa decide di fare, normale.